parlando di assaggi, oggi abbiamo il piacere di presentare un altro libro di questa bella collana del Mulino, Farsi un'idea, di cui abbiamo già presentato un libro un paio di settimane fa e avremo altri appuntamenti nelle prossime settimane che poi vi diremo. E come libreria siamo molto contenti di ospitare appunto queste presentazioni, perché si tratta veramente di una bella collana. Farsi un'idea, una collana che con libricini piccoli, un centinaio di pagine, però danno spunti veramente interessanti, non solo su argomenti scientifici, ma su tematiche importanti, quindi per chiunque sia curioso, appassionato di qualche argomento, ma non diciamo un esperto, un addetto ai lavori, sono libri molto, molto interessanti. E oggi presentiamo un libro di Giuseppina Micera, che salutiamo. Giusy Micera è astronomo appunto associato presso l'INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, e dal 2001 è a capo dell'Osservatorio Astronomico di Palermo. E questa è una cosa che io voglio sottolineare, perché sul fatto che abbiamo delle bravissime ricercatrici e scienziate in Italia non c'è alcun dubbio. Purtroppo sono poche quelle che ricoprono diciamo, posizioni di dirigenza, no? E quindi è importante sottolineare quando questo avviene, perché è un fatto importante. E Palermo è anche la città dove ha studiato, dove si è laureata e dove è tornata per fare il dottorato e poi per la sua attività di insegnamento e di ricerca dopo una parentesi negli Stati Uniti ad Harvard. È autrice di oltre 250 pubblicazioni scientifiche, e invece questo è il suo primo libro, Nascita e morte delle stelle, appunto edito da Il Mulino. Io dirò poche parole iniziali su questo libro, che tra l'altro dovremmo averlo qua, ma me lo sono dimenticato nello zaino. Va benissimo, grazie. A me questo libro è piaciuto veramente, lo dico sinceramente, perché secondo me tiene insieme tre aspetti importanti che poi a me mi toccano particolarmente, perché riguardano un po' anche la mia prima formazione, prima da fisico e poi da storico della fisica, e poi anche un po' quella che è la mia professione oggi da, insomma, insegnante, comunicatore e divulgatore scientifico, perché secondo me questi tre elementi stanno insieme. Il libro parte innanzitutto da una prospettiva storica. Giussi ci parla appunto di come è cambiato nel corso del tempo il ruolo delle stelle, dalle antichità del passato, come venivano studiate e come venivano interpretate le stelle, fino poi chiaramente ad arrivare ai giorni nostri, quindi alle moderne tecniche di studio e a tutto quello che oggi sappiamo dell'universo. Quindi dà appunto un taglio storico molto, molto interessante. C'è chiaramente poi l'aspetto scientifico di tutta la questione, che non può che essere trattato chiaramente in maniera assolutamente seria e rigorosa, su questo non c'è alcun dubbio. Trattato in maniera seria e rigorosa però non significa che sia trattato in maniera complicata e quindi inaccessibile a chi non ha studiato fisica, insomma, anzi è un libro che si legge in maniera molto snella, piacevole, in maniera semplice, e quindi è un libro che veramente può far avvicinare tutti, a chiunque sia interessato, alle questioni riguardanti l'astronomia, l'universo, e in particolare quindi la formazione, la nascita e l'evoluzione delle stelle. Io con Giussi vorrei partire proprio da questa prospettiva storica. Diciamo, l'interesse e lo stupore nel guardare di notte il cielo stellato penso che sia sempre stato lo stesso per l'essere umano, no? Fin dai tempi antichi. Però un tempo si dava un'interpretazione completamente diversa e soprattutto l'astronomia non era una scienza di base invece come è diventata oggi. Quindi come è stato questo percorso? Allora, innanzitutto grazie per questa introduzione, sono anche contenta e anche orgogliosa che il libro ti sia piaciuto, spero che sia vero e che in qualche modo sia leggibile, perché scrivere questo libro è stato complicato proprio perché doveva mantenere la correttezza scientifica non usando formule matematiche, che invece è lo strumento che si usa normalmente. E tutto questo è stato complicato, anche perché quando provi a scrivere in questo modo ti accorgi di non sapere un sacco di cose che devi andare a studiare, quindi c'è tutto questo processo anche di studio dietro questa cosa. Allora, una cosa che a me ha sempre colpito
è che in realtà veramente l'astronomia è una scienza un po' particolare, perché è una delle prime scienze che nasce storicamente, perché il cielo chiaramente è una delle prime cose che ha sempre colpito l'uomo. E certamente il ruolo del cielo ha avuto una evoluzione enorme nella nostra storia. Anticamente il cielo serviva, basta pensare alle divinità, le divinità stavano sempre nel cielo, qualunque religione ha sempre pensato al cielo come il luogo dove stavano Dio e gli dèi. Ma soprattutto era una scienza, letteralmente una scienza applicata, quelle che noi oggi consideriamo scienze applicate, cioè aveva una quantità di risvolti nella vita pratica che oggi noi neanche ci immaginiamo. Per esempio, noi sappiamo benissimo quando studiamo che il calendario, il nostro modo di contare il tempo, è basato sull'astronomia. Noi questo lo sappiamo perché l'abbiamo studiato, ma è veramente pesantemente, è così, cioè l'anno è basato sull'astronomica, basato sull'orbita della Terra attorno al Sole, le stagioni dipendono dalla distanza dell'inclinazione terrestre, il giorno, le 24 ore sono legate al nostro stare sulla Terra attorno al Sole. Mi è capitato di fare delle conversazioni di astronomia di base con dei bambini, per esempio. Una delle cose con cui si divertono moltissimo è calcolare quanti anni avrebbero se fossero nati su Venere, su Giove, su Mercurio, scoprono di è un caso che hanno gli anni che hanno, giusto perché stanno qua sulla Terra. E nel libro, infatti, uno degli esempi che faccio è. Aspetta, questo lo devo. Ok. Una cosa con cui mi è capitato anche di lavorare per caso nel passato, che riguarda i tempi di Malta. Molte delle antiche costruzioni, soprattutto quelle religiose, dei nostri antenati erano basati sull'orientamento con elementi astronomici, in particolare per esempio col sorgere del Sole. In realtà questa cosa è molto diffusa, c'è Stonehenge, ma ci sono tantissime, ci sono anche storie probabilmente non del tutto vere, da cui sono stati tirati fuori libri, anche non del tutto scientificamente giustificati, però dico certamente c'è una valenza astronomica in queste cose. E questo è il caso dei tempi di Malta, che sono tutti orientati verso dove sorgeva il Sole, tranne uno. E c'erano vari ricercatori che cercavano di capire questo tempio, che cosa era, dato che veniva fuori. Io mi sono trovata con Malta perché mi hanno chiesto di calcolare da dove sorgevano in particolare le Pleiadi, non so quanti migliaia di anni fa. E si è scoperto che questo tempio, che è uno di quelli da sinistra, è orientato nella direzione di dove sorgevano le Pleiadi. Le Pleiadi sono delle stelle, un ammasso stellare che era molto conosciuto nell'antichità perché visibile a occhio nudo, meglio era visibile quando il cielo era blu, era scuro ogni notte. Ed è importante perché è sempre segnato l'inizio della primavera ed era il momento in cui si poteva cominciare a coltivare, a fare certi tipi di coltivazioni. E quindi aveva un'importanza per l'agricoltura, quindi sapere quando vedere appena sorgevano le Pleiadi potevano. Si piantava, esatto, e quindi aveva un effetto diretto sull'economia. E così e tante altre cose. Questo esempio a me mi ha sempre intrigato proprio perché c'è davanti a questo tempio c'è questa pietra. Questa pietra ha tutti questi buchini. Questi buchini non si capiva cosa fosse. In realtà si è scoperto che il numero dei buchini corrispondono ai giorni che passano fra il sorgere di una stella brillante e un'altra, quella visibile a occhio nudo. Per cui qua sorgeva una stella, poi passavano un certo numero di giorni, ne sorgeva un'altra e così via. Ed è esatta la sequenza, è assolutamente ricostruibile. E quindi questo è probabilmente uno dei primi calendari, c'era un modo per segnare il passare del tempo, dei giorni, ogni anno si ripetevano, quindi questo è uno dei primi calendari. Questa cosa mi ha sempre un po' affascinato, diciamo in realtà è proprio un esempio di come l'astronomia veniva usata come proprio per misurare il tempo e per segnare diciamo le stagioni. Esattamente. Altri esempi sono l'uso che se ne faceva per la navigazione, per esempio per orientarsi nella navigazione, che era importantissimo, quindi veramente è una scienza applicata, quella che ora si definirebbe così. Ora non è così ovviamente perché sulla base di queste cose anche ormai non abbiamo più questo legame, però
diventa percepita molto di più come una scienza di base, cioè come una scienza che è motivata più dalla curiosità di sapere come è fatto il mondo. Quando c'è stato secondo te questo passaggio fondamentale, quando l'astronomia è diventata a tutti gli effetti una scienza al pari di, appunto, che poi fa parte... Sì. Allora, io credo che sia stato un po' a metà dell'Ottocento, probabilmente. Tra l'altro anche, è anche interessante come veniva vissuta l'astronomia nei vari popoli antichi, cioè presso i greci aveva una valenza molto più filosofica e religiosa, mentre invece presso gli arabi era molto più pratica. Nei cinesi veniva usata, c'era l'astronomo di corte che doveva predire il futuro sulla base degli eventi astronomici, quindi aveva un ruolo ancora diverso. Oppure, per esempio, una delle cose terribili per gli orientali erano gli eventi non prevedibili, le eclissi di sole che loro non sapevano prevedere, quindi questo sole che spariva era un evento spaventoso, in generale significava che l'imperatore non era più protetto dalle divinità, oppure le esplosioni di supernova di nuovo. Quindi in ogni popolo aveva una funzione, aveva un ruolo diverso che aveva a che fare con la cultura dei popoli. E penso che a metà Ottocento, anche un po' con la rivoluzione industriale, insomma, quando è cominciata l'astrofisica, si è passati dall'astronomia all'astrofisica, questo cambiamento è iniziato. Una delle cose che ha colpito molto, insomma, che poi diciamo, noi guardiamo il cielo, guardiamo le stelle, ma non percepiamo la diversità che questo effettivamente rappresenta. In qualche modo l'universo ci appare come qualcosa non di statico, perché sappiamo che comunque tutto è in movimento, no? Abbiamo i pianeti che girano intorno alle stelle, i satelliti che girano intorno ai pianeti, insieme compongono queste galassie che ruotano intorno a dei buchi neri supermassicci, però tutto sembra in perfetto equilibrio, no? Quasi una danza, una sinfonia immutabile nel tempo. In realtà non è affatto così, nel senso che l'universo è in continua trasformazione e le stelle giocano un ruolo fondamentale per la trasformazione e l'evoluzione dell'universo. Assolutamente, diciamo, in particolare, e vabbè, questo era legato al passaggio, in particolare quello che succede è che noi sappiamo che le stelle ce ne sono molto diverse tra di loro, ci sono stelle enormi, stelle molto più piccole, il Sole è una stella media, anonima, direi, a parte per il fatto che noi ci giriamo attorno. E quindi sappiamo che c'è un'enorme diversità, una varietà enorme, e che queste stelle si evolvono. Ovviamente i tempi in cui queste cose si modificano sono molto lenti, anche se non è sempre così. Ci sono eventi estremamente violenti che succedono anche in tempi brevi, che hanno a che fare con la morte delle stelle, per esempio, oppure anche con l'attività dello stesso Sole, quando accadono brillamenti solari, quelli che le tempeste solari, quelli che noi chiamiamo tempeste solari, e che hanno tra l'altro anche effetti sulle telecomunicazioni, per esempio, sono eventi che durano minuti. E ci sono eventi violentissimi come quelli che chiamano i gamma ray burst, che sono legati alle esplosioni supernove e che sono brevissimi. Oppure ancora, proprio recentemente, abbiamo avuto l'esempio della rivelazione per la prima volta delle onde gravitazionali, che hanno a che fare con la fusione di due enormi buchi neri. E quindi ci sono in realtà eventi violentissimi, eventi violentissimi veloci, eventi molto lenti. E questo è importante perché permette all'universo di evolversi, veramente. Allora, spieghiamo, esatto, approfondiamo un attimo questo discorso, perché ci sono due fattori fondamentali per questi tipi di eventi. Una è la dimensione delle stelle, no? Esistono stelle di piccole, medie e grandi dimensioni, e questo influisce molto su il tempo di vita di una stella, no? Nel passaggio dalla sua nascita alla sequenza principale fino poi alla sua morte, diciamo così. E dopo la sua morte la massa di una stella incide molto su quello che poi succederà. E quello che succede probabilmente anche a noi. Sì, allora quello che succede è che intanto una stella, il destino di una stella praticamente si definisce alla sua nascita, a seconda di quanta massa la compone, già qua praticamente è determinato il suo destino, la sua storia. Perché a seconda della sua massa avremo un certo tipo di reazioni nucleari al suo interno, la sua massa durerà un certo numero di milioni o miliardi di anni, e poi esploderà o morirà comunque in un modo, appunto, che dipende dalla massa.
E la cosa interessante è che in qualche modo, no, se si può, le stelle sono fondamentali come per l'evoluzione dell'universo e per quello che io chiamo il riciclaggio del materiale nell'universo. Nel senso che l'universo è un esempio proprio di economia circolare in cui le stelle si formano, si evolvono, evolvendosi producono dei materiali nel loro interno, questo quando vogliono questi materiali vengono rimessi nel mezzo interstellare. Il che significa che le nuove stelle che si formeranno dopo sono diverse dalle stelle madri. E questo significa che l'universo non è mai quello a se stesso, appunto si evolve. Tutti, la cosa interessante è, vabbè, questi sono esempi di formazione stellare che sta avvenendo adesso, questo è l'esempio della nebulosa dell'Aquila, in cui queste enormi nubi all'interno delle quali si stanno formando stelle oggi, questa è quella nebulosa di Orione, che è una delle regioni più vicine a noi in cui si stanno formando stelle oggi. Queste sono immagini di telescopio. Queste sono quelle di prima, sono dello Space Telescope, credo anche questa, perché sono quelle migliori che abbiamo. E questi sono esempi di morte delle stelle, di due stelle diverse, una di massa più piccola e una di massa più grossa, in cui tutto questo materiale, il materiale luminoso che vediamo, è il materiale che è espulso dalla stella nell'esplosione finale, viene rimesso nel materiale interstellare. Se la stella è più piccola, il materiale si propaga in maniera più, diciamo, più tranquilla, questa è una nebulosa planetaria. Se invece è abbastanza massiccia, c'è un'esplosione di supernova e quello che vediamo qua è tutto il materiale interstellare illuminato da questa enorme quantità di materia che con enorme violenza viene immessa nel mezzo. E questo materiale è più ricco già di elementi chimici pesanti. Esatto, perché il punto è che nell'universo primordiale, cioè quindi dopo il Big Bang, noi non avevamo questa composizione chimica che oggi vediamo nell'universo, anzi dopo il Big Bang noi avevamo solo gli elementi chimici più leggeri, ovvero l'idrogeno e l'elio. Sì. Tutti gli altri elementi sono formati poi in fasi successive all'interno proprio del processo di fusione nucleare all'interno delle stelle. Cioè in pratica le stelle sono la fabbrica degli elementi chimici complessi. E poi in qualche modo, che questo attraverso i venti o attraverso le esplosioni, questi vengono rimessi nel materiale interstellare. Giusto per capirci, la Terra e noi siamo fatti di questo materiale. So. Noi non siamo fatti di idrogeno e di elio, ovviamente, diciamo, saremmo perlomeno un po' più gassosi. L'ossigeno, il carbonio, cioè gli elementi fondamentali. Il carbonio, il ferro, sono formati all'interno delle prime e poi via via nelle generazioni successive. Si dice che il Sole si pensa che sia una stella di terza generazione. E appunto questo è praticamente una stella abbastanza massiccia, quando è abbastanza vecchiotta, diciamo, dove si stanno formando i materiali. Praticamente via via al centro si sintetizzano i materiali sempre più pesanti, quindi abbiamo nella strato più esterno ancora l'idrogeno, l'elio, il carbonio, il neon, l'ossigeno, il ferro. Quindi questi materiali si vanno sintetizzando e poi attraverso le esplosioni vengono rimessi nel mezzo e quindi il mezzo si arricchisce e in generale quasi tutto il materiale viene riutilizzato. Questa è l'ecologia proprio del mondo straordinario di riciclo. Sì, è proprio un esempio di riciclaggio della natura che si rigenera, non resta uguale a se stessa, ma si rigenera sfruttando le sue potenzialità, le sue capacità. E in realtà, se uno guarda la tavola degli elementi, scopre che la nostra la tavola degli elementi è estremamente complicata, è fatta da tanti elementi, ma solo i primi sono di tipo primordiale. Sì. Quelli in viola, appunto del biodio, di idrogeno e di elio. Tutti gli altri, in una forma o in un'altra, sono formate appunto attraverso i raggi conici, quelli leggeri, di tellurio e boro, e poi tutti gli altri sono formati dentro stelle di varia misura. Le stelle più piccole formano i primi elementi perché poi non hanno abbastanza massa per poter formare quelli più pesanti, man mano che le stelle diventano più grandi vanno formando gli elementi più pesanti. Gli ultimissimi sono artificiali, invece quelli più pesanti ancora. Ecco, per arrivare a conoscere, a scoprire tutto questo, chiaramente non è possibile fare tutto tramite osservazioni e misurazioni dirette. Per vario tipo, perché ci sono stelle estremamente lontane, perché le stelle potrebbero essere coperte da altri corpi, poi perché l'universo non è vuoto, ma
questo si è scoperto magari in tempi recenti, ma è permeato di una sostanza cosiddetta polvere stellare, che per quanto diciamo estremamente rarefatta, però su grandi distanze chiaramente impedisce l'osservazione, per esempio tramite telescopi. Quindi quali sono gli strumenti, i mezzi che noi abbiamo per... Sì, allora, l'astronomia anche da questo punto di vista è una scienza un po' particolare, perché noi, al contrario di tante altre scienze, non possiamo fare un esperimento in laboratorio. Noi non ci possiamo costruire una stella in laboratorio, sarebbe un problema, diciamo. E quindi noi l'unico modo che abbiamo di fare è osservare le stelle da lontano, tutto perché non possiamo andarci, per varie ragioni che vanno dal fatto che sono lontanissime. Allora, questo è stato un passo fondamentale, che è quello che noi identifichiamo con il passaggio tra l'astronomia e l'astrofisica, che è un passaggio che è avvenuto nella seconda metà dell'Ottocento, in cui gli astronomi italiani hanno dato un contributo importante, perché è stato il momento in cui ci si è resi conto che, osservando la luce delle stelle con uno spettroscopio, quindi con un prisma, se vogliamo, cioè che è lo stesso, con lo stesso fenomeno con cui noi possiamo vedere i colori dell'arcobaleno, noi potevamo vedere i colori delle stelle, ma non solo. Allora io qua torno a puntare le mani, ecco, queste qua sono quelli che noi chiamiamo spettri stellari, sono stati i primi ottenuti nella seconda metà dell'Ottocento, in cui si è accorse che in mezzo ai colori, diciamo, questi che vanno dall'arancione al blu, che sono i colori appunto dell'arcobaleno, ci sono queste righe scure. Queste righe scure all'inizio si pensava fosse un problema della pellicola fotografica, che un difetto dei telescopi, eccetera. In realtà sono informazioni importantissime, perché corrispondono alle righe spettrali degli elementi chimici presenti nelle stelle. E sono praticamente, voi sapete che gli atomi sono fatti hanno livelli energetici in cui ci sono gli elettroni che possono stare solo in alcuni livelli, il passaggio da un livello all'altro produce una riga. Queste sono righe di assorbimento, cioè toglie la luce quando l'energia corrisponde a quel passaggio. È quello che è stato difficile capire questo, perché anzi qualche astronomo ha dichiarato: noi non sapremo mai come sono fatte le stelle veramente. In realtà, in questo modo, si è scoperto che noi possiamo sapere quali elementi sono presenti nelle stelle, perché ogni elemento chimico ha delle righe diverse, per cui confrontando queste righe con le righe che potevi sintetizzare in laboratorio, prendi un gas di sodio e vedi delle righe, l'idrogeno c'ha delle righe, e confrontando le posizioni, un confronto delle posizioni di queste righe, si scoprì, e questa è stata una cosa che noi oggi diamo per scontata, ma in realtà è stata una rivoluzione, si scoprì che noi da qua potevamo sapere quali elementi chimici sono presenti nelle stelle, prima nel Sole e poi infine nelle stelle. Questo ha aperto un mondo, ovviamente, perché si è cominciato a capire potevamo sapere che elementi chimici ci sono nelle stelle, che temperature ci sono, perché i colori dipendono dalle temperature. Cioè, si poteva cominciare a capire come erano fatte queste stelle. E questo, fino a quel momento, noi l'unica cosa che potevamo misurare era la posizione delle stelle, i moti delle stelle, che è una cosa completamente diversa, ovviamente. Sapere come sono fatte le stelle oppure sapere dove sono. Tra l'altro, una cosa che spesso non ci si pensa, ma io ho fatto una lezione ai miei studenti qualche settimana fa proprio sulla scoperta delle onde gravitazionali, e io ho detto ai miei studenti: ma voi sapete che quando guardate il cielo, in realtà non state guardando il presente, ma state guardando il passato, e anzi non state guardando un solo passato, ma state guardando diverse epoche passate. Stiamo guardando un mondo che non è mai esistito e non esiste, perché è una composizione di tempi diversi. Esatto, è una composizione di tempi diversi, perché la luce proveniente dalle stelle potrebbe essere di centinaia, migliaia, in alcuni casi anche milioni di anni fa, e quindi guardiamo tante epoche passate. E questo però ci aiuta molto anche a conoscere, a capire com'era l'universo un tempo. Sì, questo ovviamente se andiamo al di fuori delle nostre galassie, se cominciamo ad andare a distanze tali che cominciamo a parlare di diverse... di un tempo molto lungo, diciamo, all'interno della galassia, comunque restiamo in tempi sempre lunghi, ma insomma non... cioè il Sole, per dire, ci sta, la luce del Sole, mi pare ci sta 7-8 minuti per arrivare fino a noi, quindi diciamo
il sole noi lo vediamo come era 8 minuti fa, ovviamente ci sono stelle più lontane, cominciamo a guardare come stavano diversi anni fa, le esplosioni che vediamo non stanno avvenendo ora, sono dei nostri, in questo momento sta esplodendo qualche stella, non lo sai, la vedremo, esatto. Esattamente, e questo è interessante perché ovviamente guardare lontano significa guardare indietro nel tempo e ci permette un po' di ricostruire. In questo modo siamo arrivati a conoscere, no, fino ai primissimi attimi dell'universo, guardando proprio molto lontano, molto di fuori della galassia, che sono stelle normali, ma le galassie più antiche e quella che è la radiazione cosmica di fondo, nel momento in cui poco dopo di me. La cosa interessante è che questo principio, come si osservava, si scoprì che si potevano osservare le stelle lontane, in realtà lo stiamo usando anche ora, anche se ovviamente con strumenti molto più sofisticati, però il principio è lo stesso, e noi continuiamo a fare questo tipo di misure, o con telescopi da terra, grossi. L'Italia ha un telescopio nazionale alle Canarie, che è un telescopio di 3 metri e mezzo di diametro, quindi non è neanche un telescopio molto grande, però sono strumenti molto sofisticati che permettono di fare spettri di alta qualità. L'obiettivo, per ora gli telescopi più grandi hanno circa 8-10 metri, quindi attuali si sta lavorando a quello che chiamano gli extremi large, che sono 40 metri di diametro, e poi ci sono i telescopi dallo spazio. Diciamo, un telescopio di 40 metri di diametro significa che può osservare una porzione di cielo molto più lunga. Significa che può andare più profondo, può studiare stelle più deboli, oggetti più deboli. Per andare ancora più lontano. Esatto. O stelle più piccole, se vuole, che sono meno luminosi. Poi ci sono i telescopi aerospaziali che hanno diversi vantaggi, ovviamente sono più complicati da costruire e da lanciare. Gestire, però hanno un sacco di vantaggi. Perché stanno oltre l'atmosfera. Non hanno problemi legati alla scintillazione terrestre, che ovviamente dà problemi. Possono guardare in bande di energia che l'atmosfera terrestre non permette perché è opaca. Per esempio, l'ultravioletto, il caso, l'atmosfera ci protegge dai raggi ultravioletti come dai raggi X, no? Questo saremmo diversi, sicuramente ci saremmo voluti in un mondo diverso. E con questi strumenti possiamo andare a osservare, abbiamo scoperto cose completamente nuove, un universo diverso, e così, insomma, quindi il telescopio spaziale è un ruolo importantissimo. E questo è importantissimo appunto per le prospettive di ricerca e scientifiche. E su questo io aprirei anche un altro capitolo, perché poi tra i tuoi interessi principali, tra i tuoi studi principali di ricerca, c'è quello riguardante i pianeti extrasolari, no? Sì. Pianeti extrasolari che appunto sono sistemi planetari che però fanno parte di altri sistemi, cioè che ruotano intorno ad altre stelle, in alcuni casi anche in altre galassie ne sono stati scoperti, poi sono tutti interni alla nostra galassia. Però ora sono nella nostra galassia, ne sono stati scoperti un centinaio. No. 1500 benissimo. Tanto se ne vanno scoprendo molti. E tra l'altro è una notizia che ho letto qualche giorno fa di altri tre. Sì, altri due o tre. Perché insomma questi pianeti hanno tra di loro caratteristiche molto differenti. Alcuni di questi sono cosiddetti abitabili. Allora, e questo apre un discorso complicato perché noi ovviamente. Abbiamo la prospettiva che abbiamo da vista da qua, quindi per esempio una delle cose che fino a poco più di 20 anni fa si pensava era che i sistemi planetari si può essere che ne esistevano altri ma erano più o meno come il nostro. Proprio 20 anni fa, nel 2015, abbiamo festeggiato il ventennale della scoperta del primo pianeta extrasolare attorno a una stella normale come il Sole. Si è scoperto che non è così. Cioè si è scoperto che molte stelle hanno pianeti completamente diversi di quelle che abbiamo noi nel nostro sistema solare. Per esempio i primi pianeti che sono stati scoperti sono quelli che chiamiamo gioviani caldi, significa pianeti come Giove, se invece pianeti gassosi. Gassosi e massicci, che invece di stare come Giove, sta tranquillo a 5 unità astronomiche dal Sole, abbastanza lontano, stanno praticamente vicinissimi alla stella. Dove vicinissimi significa
molto più vicini a Mercurio. Il nostro pianeta, il nostro sistema solare più vicino a Mercurio, che è a circa un terzo di unità astronomica, questi pianeti stanno a un centesimo di unità astronomica. Questo è interessante perché non esisteva una teoria che prevedeva la formazione di questi pianeti, che tuttora non esiste. Noi crediamo che questi pianeti sono formati lontano e poi si sono avvicinati. Cambiano completamente l'architettura di un sistema planetario, perché Giovane nella sua posizione stabilizza il sistema nostro. E poi sono pianeti tantissimi, perché stando così vicini alla stella sono per esempio a 2000 gradi, per dire. Poi sono stati scoperti, noi abbiamo nel nostro sistema planetario due tipi di pianeti, i pianeti rocciosi, di cui la Terra fa parte, Mercurio, Venere, Terra e Marte, e i pianeti gassosi, che sono quelli giganti, più Nettuno e Urano, che sono comunque pianeti grandi. Erano proprio due categorie. Sono stati scoperti i pianeti intermedi, che noi non abbiamo, che quelli che chiamano, che sono stati chiamati superterre, perché hanno una massa intermedia, e di cui alcuni sono rocciosi, altri sono fatti d'acqua, di acqua liquida. Quindi esiste una varietà di pianeti incredibile che noi di cui non avevamo idea, e quindi questo un po' rivoluziona il nostro concetto di sistema planetario e anche di abitabilità, perché cos'è? Noi sappiamo che la Terra è abitabile perché è abitata, quindi sicuramente abitabile. Ma cosa significa abitabile? Cosa significa vita? Comincia a diventare un discorso complicato. Esiste una definizione di abitabilità legata semplicemente alla distanza dalla stella, cioè la zona dove può esistere l'acqua liquida, quindi che si trova tra quello le... è il parametro, diciamo. Quello è il primo parametro. In base alla distanza dalla stella, quindi alle temperature, alle condizioni che si possono sviluppare, può esistere o meno l'acqua liquida. Esatto, allora in questo ma caso. Ma non basta l'acqua. Ma non solo non basta, non è neanche vero, perché per esempio nel nostro sistema solare si ritiene che Europa, che è uno dei satelliti di Giove, abbia l'acqua liquida sotto la superficie. E infatti c'è una missione dell'Agenzia Spaziale Europea programmata per andare a trovare questa acqua. Quindi non è neanche del tutto così, perché se tu c'hai un'atmosfera densa, per esempio, c'hai un tetto serra che ti può mantenere la temperatura più alta, perché in presenza di questa cosa, quindi è complicato capire. Diciamo, si tratta di mettersi d'accordo e di definire l'abitabilità. Però abitabilità non significa che intanto che è abitato, certamente. Poi che cosa significa anche abitato? Ovviamente non si deve pensare all'omino verde con le antenne. Abitato, la vita, cos'è la vita? Cioè, uno, la prima cosa deve cominciare a pensare a chimica organica. Quindi, e ci sono una serie di progetti, chiaramente soprattutto dallo spazio, che si stanno progettando per andare a cercare di osservare le atmosfere di questi pianeti per cercare di capire se ci sono quelli che si chiamano i bioindicatori, quindi indicatori nell'atmosfera tramite sempre spettri di clorofilla per esempio, o di carbonio certamente, o di metano. Il metano è importante perché anche sulla Terra il metano è prodotto anche dall'attività organica, no? Dalle famose mucche che producono e quindi può avere un'origine biologica. Tutto questo. Quindi, e poi tutto questo ovviamente si deve confrontare anche col problema della scala temporale, ovvero tutto quello che è avvenuto sulla Terra che potrebbe avvenire in altri pianeti, avviene in tempi chiaramente per noi, no? Quasi. Esatto, la Terra già 4 miliardi di anni e mezzo, la vita è cominciata forse. Ha cominciato con i primi elementi organici complessi un miliardo, dopo 3-4 miliardi di anni, e poi prima si è evoluta molto lentamente, la vita evoluta è recentissima, quindi devi andare a fare la misura esattamente, cioè devi avere delle stelle intanto che vivono abbastanza tempo da consentire l'evoluzione della vita, perché la stella più massiccia si evolve più rapidamente, probabilmente non ce la fa. Non crea, certo. Una stella troppo piccola, invece vive di più del Sole, potrebbe avere avuto abbastanza tempo. E infatti molti dei progetti sono orientati intorno alle stelle piccole. La stella che è stata pubblicata di quando parlavo i giornali di questi giorni, una stella piccolissima, molto più piccola del Sole, credo che sia un decimo della massa del Sole, da vicino, perché
primo obiettivo, insomma, diciamo, se allungano i tempi aumenta la probabilità di poter vedere queste. Aumenta la probabilità che sia avvenuto il fenomeno e aumenta, ed è anche un po' più facile osservarli perché il pianeta, perché se la stella è più debole non siamo accecati così tanto dalla luce della stella quanto proprio il pianeta. No, dico, poi dobbiamo anche avere il tempo giusto, perché magari se è troppo lontana noi stiamo vedendo in un periodo in cui ancora non c'era la vita. Magari oggi c'è, ma noi non abbiamo ancora. Sì. Oppure siamo fortunati e ora non c'è più, e noi siamo guardati quanto ancora c'è. Oppure qualcuno sta guardando noi. Certo. E magari sta vedendo, non so, la preistoria. O anche prima, per cui magari dice sulla Terra non c'è vita. Penso che chiunque voglia interrompere e fare domande. Io ho solo una curiosità. Lei ha definito il passaggio dall'astronomia, la scienza applicata, la scienza di base nell'Ottocento. Ma che è vero, non è un astrofisico e non è scienza di base. È un po' lo stesso torneo con quella fantasiosa allora, sistema degli omicidi. Allora, sicuramente sì. Anche se non si occupava di come erano fatte le stelle, però certamente c'era la componente di scienza di base, ma c'era ancora la componente di scienza legata. Credo che Keplero facesse gli oroscopi, perché c'era ovviamente ancora, cioè la concezione della scienza ovviamente è molto diversa ora. Ai tempi di Keplero gli astronomi facevano gli oroscopi, credo che anche Galileo li facesse. D'altra parte uno non... Io non li faccio anche se potrei dire di più probabilmente, però se dovesse andare male ci pensi. No, però questo discorso che stavamo facendo è interessante perché apre anche una questione filosofica, no? Sì. Che poi insomma fisica, scienza e filosofia sono sempre andate di pari passo. Insomma, noi siamo passati dal credere che tutto ruotasse intorno alla Terra. Poi abbiamo scoperto che la Terra ruota intorno al Sole e che il Sole non è solo una fra 200 miliardi di stelle che compongono la nostra galassia e che la nostra galassia non è solo una fra miliardi, no? Non so quante galassie che compongono l'universo. E noi abitiamo in una zona assolutamente periferica di questa, in quel punto là, e quella è solo una di miliardi di galassie. Insomma, tutto questo in qualche modo ci deve anche far riflettere su quello che è il nostro ruolo, no? Il significato della vita, dare la giusta importanza alle cose. Cioè, è un modo anche per rivoluzionare la nostra mente, no? E non solo. Sì, sicuramente noi abbiamo imparato via via che ci siamo andati allontanando da quello che è il centro dell'universo. Appunto, io uso dire che anche la scoperta di pianeti extrasolari è stata una nuova rivoluzione copernicana in questo senso, nel senso che noi abbiamo spostato il centro, Copernico l'ha spostata dalla Terra al Sole, noi ora stiamo spostando anche concettualmente, perché finora questo era quasi un tabù, questo discorso. E certamente noi siamo uno dei tantissimi, insomma l'unica particolarità che ha la Terra è perché ci abitiamo. Per noi è certamente un fatto importante ovviamente, però nel contesto dell'universo siamo uno dei tanti, sia della nostra stella, tra l'altro veramente non ha niente di particolare, forse è per questo ci siamo, diciamo... Sì, diciamo che non possiamo assolutamente considerarci speciali, unici, no? E non possiamo avere la certezza di esserlo, quindi questo è un punto di vista proprio... Su altri pianeti c'è la vegetazione? È stata riscontrata allora, che prima di... Noi la stiamo cercando, ancora non l'abbiamo, non è stato quindi trovato. Ce l'abbiamo, però, al momento. Sì, però al momento ce l'abbiamo ancora. Però, non una particolarità. Diciamo, però tutto questo ci insegna che... ovviamente c'è tanto ancora da scoprire, nel senso che noi, una cosa che io non ho detto, che però è certamente vera, che noi ancora non abbiamo capacità infinite di guardare gli altri mondi, nel senso che noi abbiamo degli strumenti che hanno delle limitazioni tecnologiche, si vanno sviluppando ogni volta. Cioè il motivo per cui il primo pianeta è stato scoperto solo 20 anni fa, è stato perché finalmente abbiamo avuto la capacità di farlo.
ed è stato scoperto un pianeta di quel tipo, cioè molto massiccio vicino alla stella, perché è più facile, se ci fossero stati solo pianeti come quelli del nostro sistema solare, forse ora cominciavamo a vederli. Perché ovviamente la rapidità tecnologica poi viene anche stimolata dalle varie scoperte. E noi ancora non abbiamo delle, per esempio ancora non abbiamo uno strumento in grado di trovare una stella o un pianeta come la Terra attorno a una stella come il Sole. Noi abbiamo ancora le capacità di trovare un pianeta come la Terra attorno a una stella molto più piccola del Sole, perché noi il problema di questi studi è legato al fatto che noi andiamo a cercare un corpo come un pianeta che è molto più piccolo della stella. Noi sappiamo che la stella ha luce propria e il pianeta no. Quindi andiamo a cercare un corpo scuro attorno a un corpo grande, molto brillante. Questo è molto difficile. Di solito le misure che noi sappiamo fare finora, la maggior parte sono misure indirette, cioè noi misuriamo, non andiamo a osservare il pianeta, andiamo a osservare gli effetti della stella sul pianeta. Gli effetti del pianeta sulla stella. Sono le eclissi, la micro eclissi che fa un pianeta quando passa davanti, o addirittura gli effetti sul movimento, sul moto. E questi sono effetti veramente piccoli. Ora io vi faccio un esempio. L'effetto sul moto di una stella prodotto dalla Terra, l'effetto del moto della presenza della Terra sul Sole, è un effetto dell'ordine di 20 cm al secondo, cioè il Sole si muove di 20 cm al secondo. 20 cm al secondo è un movimento molto più lento del passo umano. Noi quando camminiamo a 4 km all'ora, significa circa un metro al secondo. Noi vogliamo misurare il movimento della stella, che è molto più debole di così. E questo ancora non lo sappiamo fare. Sappiamo misurare un metro al secondo, ma non 20 cm. Per cui un metro al secondo invece è il moto della stella, di una stella piccola. Se la stella è molto più piccola del Sole, allora siamo in grado di misurarsi. E queste cose già cominciano a trovare. Abbiamo trovato dei pianeti che potrebbero ospitare la vita. Ma finora sappiamo solo questo. Ancora dobbiamo costruire gli strumenti per andare a cercare, a misurarla, a trovarla, se c'è. Cioè ancora non siamo in grado di dire né che c'è né che non c'è. Scusa. Ritorno sul problema della presenza della vita. La presenza della vita è legata per forza, la probabilità di una presenza di una vita, alla lunghezza del tempo dell'evoluzione o no? Allora, cioè, questa è quella. Io ho detto no, più è lungo il tempo, allora, di trasformazione, più probabilità. Esatto, più lungo il tempo sicuramente più probabilità ci sono. La nostra esperienza sulla Terra è questa. Noi ovviamente dobbiamo usare in questo momento l'esperienza che abbiamo sulla Terra. Se c'è un modo di far evolvere e sviluppare la vita più velocemente, noi non la conosciamo. E tra l'altro c'è un problema molto più basilare, che cos'è la vita? Cioè noi la vita qua sulla Terra conosciamo la vita basata su carbonio, ma non è detto che sia solo questa. Cos'è la vita? Cioè è una definizione complessa che ha a che fare. Cioè si può definire in tanti modi. Cos'è? No, poi cioè, l'aspetto temporale è bene tenerlo a mente, perché la vita ci potrebbe anche essere già stata in altri pianeti e si è conclusa. Cioè l'universo esiste da 14 miliardi di anni. Le forme primitive dell'uomo sulla Terra sono comparse 5 milioni di anni fa, e se non ci autodistruggiamo prima, cosa probabile, comunque le condizioni per la nostra vita termineranno fra qualche centinaio di migliaia di anni sulla Terra. Quindi stiamo parlando di un periodo della presenza della vita sulla Terra durato diciamo qualche milione di anni rispetto ai miliardi della vita dell'universo. Questo significa che la vita ci potrebbe essere già stata in altri pianeti, se è conclusa, allora, ci potrebbe. No? Proprio oggi sentivo una. Non è detto che noi viviamo in un periodo adatto per osservarlo. Sì, esatto. Per esempio c'è la missione ExoMars su Marte, che è partita qualche mese fa. La prima fase, ci sarà una seconda fase tra alcuni anni, il cui scopo è quella di andare a evidenziare se su Marte possa essere. Sappiamo che su Marte oggi vita non ce n'è, però se può essercene stata nel passato, perché le condizioni atmosferiche e geologiche, la geologia c'ha un effetto importante sulla vita, perché la tettonica e il vulcanesimo hanno un effetto. Possono essere state diverse, possono avere dato origine a una vita che si è a un certo punto evoluta e estinta in qualche modo. Ovviamente stiamo parlando di vita in forme anche primordiali, cioè.
e quindi c'è proprio una missione su Marte che vuole studiare esattamente questo, se c'è stato un periodo passato in cui c'è stata una forma di vita su Marte, ovviamente su Marte qua vicino ci sia, là in quegli altri pianeti non credo. Ma si teorizza un'espansione infinita dell'universo? Allora, su questo è un altro discorso, ci sono varie idee. L'idea è che possa essere invece asintoticamente piatto l'universo, oppure che poi si contrae, cioè che si espande e poi si contrae. Questo ancora non lo sappiamo. Ora si espande. Per ora siamo in fase di espansione. Questo siamo certi, cioè osserviamo l'espansione. Osserviamo l'espansione dell'universo. Io voglio domandare una cosa piccola, ma muoiono prima le stelle che hanno la massa più grande o più piccola? Più grande. Il problema è perché le stelle, allora, praticamente l'evoluzione delle stelle è dovuta all'energia che producono, no? L'energia che producono è di tipo nucleare ed è l'evoluzione è governata da quanto da una sostenendo una competizione tra l'energia nucleare all'interno delle stelle dove la temperatura è molto alta e quindi la stella autogravita, quindi con la gravità riscalda l'interno e si innescano le reazioni nucleari, però c'è anche la pressione che cerca di farla espandere, quindi è un equilibrio tra le due cose. Siccome tutto questo è governato dalla gravità, più massiccia è la stella, più velocemente questi fatti avvengono. Quindi più velocemente diventa calda all'interno, più efficiente è il meccanismo di produzione di energia, più velocemente si consuma il materiale nucleare. È proprio un problema dell'efficienza. Sì. Si forma. Ma la stella piccola diventa poi grande o sono due cose diverse? Allora, aspetta, sto dicendo dipende cosa intendiamo per grande. La massa è ovviamente è quella che è e posso perderla la massa ovviamente. Le dimensioni no, le dimensioni cambiano perché a secondo se sei in una fase in cui hai, per esempio la stella si contrae e riscalda al suo interno, dopodiché produce energia all'interno, producendo energia a un certo punto questa energia viene, per esempio l'idrogeno si trasforma in elio producendo energia. A un certo punto l'idrogeno si esaurisce al centro, no? Allora la stella non ha più la fonte di energia e cerca di collassare. E si creano delle condizioni per cui come reazione in realtà alla fine poi si espande e quindi diventa molto più grande, però molto meno densa perché la massa è sempre quella, quindi diventa anche meno densa. Quindi è un gioco, può diventare grande senza cambiare la massa, diciamo. Cioè il Sole diventa una gigante. Però non è che diventa più massiccia, cioè diventa più rarefatta, più meno densa. Quando diventerà gigante? Tra pochi miliardi d'anni. Ipoteticamente cosa succede? Probabilmente noi resteremo fuori dalla. Non resteremo inghiottiti, però Venere è. Mercurio e Venere verranno inghiottiti. Però certo, sulla Terra le condizioni saranno. Le condizioni saranno un po' diverse. Molto inospitali da molto prima, nel senso che man mano che il sole si espande qui la temperatura comincerà ad aumentare. Comincia ad aumentare, arriva molto più flusso, la luce cambia colore perché diventa rossa e quindi invece che gialla, questo può avere un effetto importante anche con l'effetto serra, per esempio. Quanto è previsto? Quanto? 4? Sì, almeno 4. Sì, miliardi. Nel frattempo andare su Marte di fatto allunga i tempi di sopravvivenza. Sono un termine un po' interessante, non lo so. Bisogna vedere come sarebbe la vita su Marte, però. La forza non è una domanda, no, perché. Su Marte devi poter. Sì, qualcuno. Qua poi cominciano ad andare ovviamente in cose che così, che ancora non sono state. Può essere che in futuro avranno una realtà, non lo so. C'è già chi studia, ipotizza. Di andare sotto nei tunnel dentro. Colonie umane sia sulla Luna che su Marte. Forse è più facile su Marte.
Marte non ha praticamente un'atmosfera molto, molto sottile, quindi non può vivere sulla superficie, però forse sottoterra sì. Cioè il punto è che noi siamo certi che a un certo punto la Terra non sarà più ospitale per loro e quindi dobbiamo cominciare a capire come, dove andare ad abitare. E sì, in questo momento ci sono studi, ma ovviamente sono studi molto preliminari e che non credo che noi vedremo mai realizzate, però come si diceva prima con lui, mai dire mai, obiettivamente spesso la realtà i giovani diranno, perché la prima spedizione umana su Marte è prevista negli anni 30. Non lo so se lo faranno, sì, ma non ci vanno ad abitare, però. Della presidenza degli Stati Uniti. Sì, ma non ci andranno ad abitare. No, però ci andranno a vedere come si va. Sì, comunque, a Marte è partita la sonda ExoMars, che comincerà a sondare alcune caratteristiche. Nel 2020, perché è già stata ritirata negli anni, partirà la seconda, che andrà a esplorare varie zone. Ovviamente stiamo parlando. Dico, in realtà. Io non direi né ci andremo né non ci andremo, spesso la realtà supera la fantasia. In questo campo, noi questo lo commentavamo prima con Giorgio, molte cose previste da Verne, del Giulio Verne, poi sono accadute, Giulio Verne ovviamente per lui era fantascienza. Dico, a proposito dei pianeti strasolari, esatto, guerre stellari ci sono i due soli, non si sapeva che esistevano, non sappiamo che esistono, quindi chissà. Non so, probabilmente a Cristoforo Colombo dicevano la stessa cosa prima di partire da questa dell'America, non lo so. Altre domande? Curiosità? Allora, il concetto è un concetto di fisica di base, cioè nel senso che quando tu hai un corpo che ruota intorno a un altro, come noi pensiamo a pianeti che girano intorno al Sole, in realtà non è così. Nel senso che non c'è un corpo fermo e l'altro che gira. I due corpi girano intorno a quello che si chiama il centro di massa, che è un punto fra i due corpi che è molto più vicino al corpo più massiccio, cioè se i due corpi hanno la stessa massa girano intorno al centro. Se un corpo è molto più massiccio, questo punto intorno a cui girano è molto più spostato verso la stella, verso l'oggetto più massiccio. Diciamo che nel caso stella-pianeto, il punto intorno a cui girano è praticamente dentro la stella, ma non al centro. Questo significa che il Sole fa un piccolo moto attorno a questo punto, che ovviamente così ti sembra fermo, ma non è fermo. Allora noi ora con gli strumenti che abbiamo siamo in grado di misurare velocità così piccole come quella di un metro al secondo, che ribadisco è la velocità con cui ci muoviamo noi, quindi è veramente una velocità molto bassa, e stiamo costruendo strumenti, tra l'altro ce n'è uno che andrà a fine anno su un telescopio dell'ESO, che è il European Southern Observatory in Cile, che arriverà appunto a misurare i 20 cm al secondo, che sono la precisione che ci serve per misurare il moto del Sole dovuto alla presenza di una Terra, quindi un Sole al di fuori del sistema solare con una Terra in zona abitabile, diciamo. Ma cosa misurate esattamente? Cioè questa velocità come la misurate? Allora, che radiazione? Sì, allora noi misuriamo quando noi abbiamo uno spettro. Allora, come, diciamo concettualmente è come questo, quello che succede è che se il corpo si muove, se la stella che produce questo spettro si muove, interviene quello che si chiama l'effetto Doppler. L'effetto Doppler è lo spostamento delle righe, è lo stesso, qualunque onda ha l'effetto Doppler, è l'effetto per cui quando noi sentiamo un'ambulanza in allontanamento, in avvicinamento, la sentiamo diversa. E questo succede alla stessa cosa, quindi noi misuriamo lo spostamento di queste righe, che si muovono veramente di poco, però con gli strumenti che abbiamo e col fatto che abbiamo tante righe, vediamo tutte queste righe spostarsi un po'. Io non ho qua una slide, ma ci sono alcune, c'è un modo di visualizzarlo, cioè proprio misuriamo questo spostamento. E noi in Italia questa cosa la facciamo
c'è una comunità di astronomi italiani che fa questo tipo di misure con proprio il telescopio nazionale Galileo, non c'ho più, sì, che è questo che vedete qua a destra, questo è il suo telescopio che si trova alla Palma, su cui c'è uno strumento che si chiama ARPS, che è uno strumento, è lo strumento che fa questo tipo di misure, che è nell'emisfero nord, è il più preciso che c'è al mondo. E con questo si stanno trovando proprio queste terre super terre attorno alle stelle piccole. Proprio ne abbiamo trovate, abbiamo trovato due sistemi, due stelle, due pianeti intorno a una stella piccola qualche mese fa, abbiamo mandato una rivista per la pubblicazione, e una non è in zona abitabile per poco perché è a circa 400 gradi invece che a 300, cioè si trova a 100 gradi, un po' più di 150 gradi sopra lo zero. Non fanno notizia. Poi vabbè, non siamo americani, gli americani sanno fare notizie di tutto. E comunque veramente c'è questo strumento, uno strumento eccezionale, uno strumento costruito da un consorzio internazionale, ci sono svizzeri, italiani, americani e inglesi, e però è messo al telescopio italiano. Ma dove sta? Alle Canarie, all'isola della Palma. L'isola della Palma è una isola nelle Canarie, è poco nota, perché non è una delle più turistiche, e ovviamente è scelta per questo, perché non c'ha troppe luci artificiali, e c'è un sito astronomico dove c'hanno telescopi gli spagnoli, c'è il telescopio italiano, gli svedesi, gli inglesi, cioè è proprio un sito. È abbastanza in alto. Sopra, c'è un vulcano sopra la caldera del vulcano, un vulcano spento. Quindi è in alto, un cielo veramente eccezionale. E soprattutto, essendo un'isola, è difficile ci costruisco una grande città, quindi il cielo è preservato rispetto a... Cioè, speriamo che non ci dovrebbe essere inquinamento di nuovo. 150 gradi sarebbe poco sopra, perché sotto i 150... Sotto i 100 gradi dovrebbe essere, sì. Però sarebbe stata zona abitata. La zona, diciamo, quando... Quello che uno considera l'acqua liquida è tra 0 e 100 gradi, no? Questo è un poco sopra questo pianeta, per poco. Quindi non ci può essere acqua, capito? Perché l'acqua l'accesso a tutti gli osservatori, sia questi da terra che grossi che da satellite, avviene attraverso la presentazione di progetti che vengono valutati, perché c'è di solito una richiesta enorme, e anche perché chi costruisce i satelliti, le agenzie non vogliono usarli per fare cose inutili o cose. Quindi ci sono dei comitati che valutano le proposte, scelgono quelle migliori, e questo vale per la Hubble Telescope, per il telescopio Galileo, per tutti i telescopi dell'ESO in Cile, d'altra parte è un bene comune, quindi a disposizione di tutti, però si valutano i progetti più interessanti. Più interessanti e più innovativi, quelli che hanno qualche chance di avere successo, e ovviamente un equilibrio tra quelli che sono un po' che sicuramente ottengono risultati e quelli un po' più ambiziosi, perché se non si provano cose strane, non si provano cose nuove. Qual è il suo approccio emotivo davanti a queste leggi della natura? Ma non lo so, mi diletto. Ma c'è speranza, c'è rassegnazione? C'è sicuramente curiosità, una enorme curiosità che credo sia la caratteristica di chi fa questo mestiere in generale. È un lavoro divertente che è un componente dominante, devo dire. Cioè, io credo che se non si muove, non si diverte, non lo fa questo mestiere, lo fa come tutti i mestieri male, diciamo. Io devo dire che per me il divertimento è una cosa fondamentale. Poi c'è anche quell'aspetto che forse dicevamo prima, io questa è una cosa che io ho capito dopo essermi laureato in fisica, ovvero che più conosciamo, più scopriamo e più sappiamo di non sapere, no? Cioè, quindi fare un passo in avanti in qualunque ambito scientifico ci apre di fronte nuovi scenari, no? Nuove porte, quindi sappiamo sempre che
c'è molto altro da sapere, molto altro da conoscere. Questo è uno stimolo incredibile, perché se noi invece pensassimo di poter arrivare a un punto, a un certo punto, a conoscere tutto, cambiamo mestiere, perderemmo forse anche la ragione di esatto. esistere. Infatti, quando uno affronta un problema nuovo, il risultato più interessante è trovare un altro problema che non ti aspettavi, perché se tu pensi di ottenere il problema più risultato, lo trovi, deludente. Cioè devi trovare una risposta parziale o anche abbastanza completa, però devi aprire nuove strade. E questa è una cosa molto stimolante. Ed è molto caratteristica, credo, di tutte le scienze. Grazie mille.